Bentrovati, l'autrice di oggi è torinese, laureata in economia appunto all'Università di Torino. Vive a Collegno, dove scrive racconti, scrive essenzialmente di emozioni, di sentimenti, di temi sociali, di viaggi. Al settimo tramonto è con noi Angela Gallo. Buongiorno a tutti, buongiorno a te Claudio. Ciao Angela, benvenuta. Allora, il tuo libro, con un titolo lunghissimo, tra l'altro, Là fuori, un delitto, crimini, amori, passioni, nel nulla oltre le cose. C'è un titolo che praticamente soltanto per... Parlaci del libro. Sì, è vero, è molto lungo anche perché è stato un parto travagliato il titolo, come penso che siano un po' tutti i titoli, insomma, è sempre difficile condensare in un titolo, soprattutto per un libro d'esordio, quello che poi si vuol dire nel libro stesso. Infatti, è in particolare, secondo me, difficile descrivere il mio libro là fuori perché ci sono generi diversi. Allora, innanzitutto è sicuramente un poliziesco. Un poliziesco dove però si intrecciano trame diverse che si sviluppano sulla base dell'esperienza di vita dei vari personaggi. Quindi ognuno porta con sé un po' il suo passato, i suoi segreti e finisce poi con un giocare un ruolo importante nell'intreccio complessivo che come in tutti i buoni gialli, viene sviluppato passo dopo passo. Cioè, se vogliamo condensare il tutto in una frase, io amo definirlo come un libro che si legge su più piani. In particolare, anzi, meglio ancora, amo definirlo prendendo per base la dedica che ho fatto, cioè è un libro dedicato a chi ancora sta cercando. Quindi cercando che cosa? Un amore, una verità, uno scopo nella vita, un luogo in cui sognare. Infatti tutte le storie raccontano un po' di un tipo diverso di ricerca. Sono sentieri diversi che però ho cercato di raggruppare sotto un'unica cornice. E questa cornice di fatto è Torino, cioè la mia città, la città dove sono nata, la città dove vivo è in buona sostanza la città che amo. E anche lei comunque può parlare di una ricerca, perché anche Torino è una città in profonda trasformazione. Da un passato che era prevalentemente industriale ad un presente che è molto più legato ai servizi, al terziario, all'intrattenimento stesso. Infatti, se vuoi, una città abbastanza multimediale adesso, una città che si basa sul cinema e che si basa soprattutto sui libri, come dimostra anche il successo che ha sempre avuto e che spero sempre avrà il Salone del Libro. E qua appunto si snoda il giallo che fa da filo conduttore al romanzo. Quindi c'è un omicidio, che è quello dell'avvenente archeologa Roberta Mondiano, e ci sono le indagini del commissario Priscopo, affiancato da un brigadiere molto simpatico, il brigadiere Cena, per scoprire l'assassino, che inizialmente viene individuato nel marito di lei, il sindacalista Luca Casciani. Però Torino è una città che una città dove nulla è quello che sembra e quindi qui anche una tranquilla fondazione non profit, fondazione che guarda caso è quella, può essere quella dove ho lavorato per anni, può trasformarsi in un luogo pieno di intrighi, di fascino, di suspense e di storie misteriose che nascono da un passato antico molto lontano, da un reperto archeologico trovato a Palmira ed è qui che la protagonista, che è l'avvocato Cristina Visconti, che è di fatto il legale della fondazione, vuole vedere oltre all'apparente spiegazione dell'omicidio. Però lei non è una detective, allora sfugge
sorge spontanea la domanda, ci si può chiedere ma perché lo fa? Beh, alla base di tutto c'è anche qui una ricerca, la ricerca che per me forse è la più importante. È una ricerca interiore che la spinge là fuori, cioè oltre agli schemi della quotidianità, per scoprire qualcosa in più di se stessa e prendere coscienza di quello che realmente vuole. E non svelo nulla di particolarmente segreto, è anche facile scoprire che Cristina Visconti è un po' il mio alter ego e quindi io ho dato voce un po' a quella che è la mia volontà di uscire fuori, di scoprire sempre cose diverse là fuori e nello stesso tempo la mia paura di espormi, di lasciare il tran tran di tutti i giorni per avventurarmi in quello che io amo definire il nulla oltre le cose. All'interno della struttura del poliziesco, e qua veniamo su un altro piano, ho introdotto quelle che sono dei temi sui quali scrivo da tempo nei miei racconti. Sono dei temi per me molto importanti, per cui sono direi tematiche proprie del romanzo sociale. E infatti qui ci sono dei personaggi che sono quelli di Jamal e Ahmed, che sono due siriani che sono sbarcati a Lampedusa, una badante peruviana, Domenica Rocca, e per loro la ricerca è di fatto la ricerca di un'alternativa di vita. Ci sono poi dei temi sociali inseriti nel contesto della mia città e quindi qua ho parlato dello sgombero delle palazzine del MOI, che era il vecchio mercato ortofrutticolo trasformato in un rifugio per migranti. E non solo, ma delle proteste dei migranti davanti al commissariato, i centri sociali a Catasuna in testa, o ancora alle derive new age di alcuni personaggi, ma questo è ancora un altro piano sul quale non mi addentro perché diventerebbe un po' troppo lungo. Infine il libro. Non svegliamo molto, altrimenti. Non sì. Un poliziesco, insomma. Anche perché effettivamente sono delle tematiche molto particolari. Lo sforzo è stato proprio quello di cercare di integrarle, di dargli un senso in modo che tutte quante partecipassero all'intreccio, come ho detto all'inizio. Infine, per venire a uno degli ultimi piani, last but not least, là fuori è anche un libro sentimentale, laddove mette temi come identifica temi come la gelosia, l'amore, le passioni come motore che spingono e che danno, diciamo, una motivazione a determinati eventi. Quindi un omicidio, amori, passioni, temi sociali, una serie infinita di contaminazioni di genere, ma è proprio questo l'obiettivo principale che mi prefiggevo scrivendo il romanzo, cioè quello di dare degli spunti diversi, tante chiavi di lettura diverse del romanzo stesso, ma soprattutto tanti spunti per chi cerca di portare avanti una ricerca personale, per chi cerca di uscire là fuori per trovare quello che può essere una motivazione di vita, insomma, può trovare un qualcosa al di là. Perché io amo dirlo un po' con una frase di un filosofo sufi, che è Rumi, che io amo molto, là fuori, oltre a ciò che è giusto e a ciò che è sbagliato, esiste un campo immenso, ci incontreremo lì. Che tra l'altro è anche uno dei miei preferiti, sufi, Rumi, quindi... Sì, perché è molto semplice, molto diretto e molto incisivo, trovo. E quindi questo è. Bene, dove possiamo trovare questo avvincente poliziesco per chi volesse poi acquistare? Sì, beh, si trova su tutti gli store online, di fatto, Amazon, IBS Libri, Mondadori, Feltrinelli,
sul sito di sullo store di You Can Print e poi nelle librerie, penso ancora su richiesta, poi You Can Print dice che ci sarà la possibilità di trovarlo in deposito anche direttamente nelle librerie e quindi direi che non c'è che l'imbarazzo della scelta. Bene, dai, scovate il poliziesco di Angela Gallo. Angela, tu chiaramente giochi in casa, quindi sarai presente al Salone del Libro, non puoi mancare, sì, assolutamente. Quindi per chi volesse appunto acquistare anche il libro di Angela, la trovate al Salone del Libro di Torino. Sì, in questo stand inizio a scrivere con altri autori riuniti in questa avventura. Bene, Angela, è stato un piacere, grazie. Grazie a te Claudio, grazie a tutti per l'attenzione. Ci vediamo a Torino, ciao. Ok, ciao.